Abbiamo navigato oceani per cercare armi che avrebbero potuto distruggerci, spostato eserciti lungo i nostri confini, pattugliato le coste, scandagliato cieli e fondali. Abbiamo ucciso per un segreto militare, scambiato i nostri prigionieri per una formula, fatto eroi i nostri morti. Ma ci sono armi che non si vedono, nascoste dove nessuno si sognerebbe di cercarle. Eppure sono sotto gli occhi di tutti, in città, nelle nostre case. Armi che non si possono disinnescare. Sono i libri. Hanno detonatori che non fanno rumore, ma l'energia che sprigionano può fare rivoluzioni. Rilasciano la loro carica esplosiva lentamente, spesso ci vogliono degli anni. Si possono nascondere, cancellare, bruciare. Si possono silenziare i loro autori, imprigionarli, torturarli, ucciderli. Ma se c'è una fessura per poter uscire, un qualunque spiraglio inaspettato, fortuito, quei libri verranno fuori e faranno sentire la loro voce. Passeranno di bocca in bocca. Se non li si potrà vedere pubblicati, saranno ricopiati a mano, scritti sui muri o sulla pelle. Ci sono libri che hanno spostato confini, abbattuto muri. Profumo di carta stampata, niente di più. Profumo di carta stampata. Ma com'è che certe combinazioni di parole possono fare una rivoluzione? Ci sono libri che vale la pena d'aver vissuto solo per averli letti. Libri che hanno scritto la storia. Con il nostro spettacolo vogliamo raccontarvi di uno di questi. Il suo titolo è Zivago, il dottor Zivago.